Comunque io ce l'ho con lei. L'ho invitata più volte a casa mia e non si è mai fatto vivo. Ma vede, io conduco un'esistenza così appartata. E poi il suo mi era sembrato un invito così per dire. Bene, ora questa volta sarà ufficiale. Domani sera abbiamo alcuni amici e ci sarà anche lei. O preferisce un invito scritto? Mi hanno detto che lei è un emarginato. Dipende dai punti di vista. Quelli che ritengono che io sia un emarginato, forse non si rendono conto che gli emarginati sono loro. Ah, se per questo... Anch'io mi considero un'emarginata. Non si direbbe. Mi hanno anche detto che lei è stato in prigione. Sì, questo è vero. Ho passato qualche mese in galera. Ma non sono né un assassino né un rapinatore. Mi dispiace deluderla. E allora? Oh, niente di grave. Mi dipende a un capo di Stato, uno Stato minuscolo, ma molto, molto potente. Si è trattato appena di qualche mese. In fondo era soltanto un peccato veniale. E per questo l'hanno definito un emarginato. E gliel'ha detto, quell'imbecille di Lupis. In effetti è che io disprezzo molte persone. Lei si sente superiore? Certo. La libertà di pensare comporta qualche intolleranza. A proposito, la voglio avvertire che domani sera incontrerà alcune di queste persone che lei disprezza. Le dispiacerebbe molto se non venissi? Sì, moltissimo. E quanto bevono sti cafoni? Ha parlato la cittadina, ha parlato. Quando c'era gente a Perugia, certi vestiti. Bella, bella. Guarda che te fisso, sa. Ma sto scherzando. E tocchi sempre, tocchi. Vabbè, dai. Ehi, vieni qua. Lo sai che sei più bella tu della tua padrona? Provaci con lei, può darsi pure che ci sta. Ma a me mi basta che ci stai tu con me, no?